L'Assemblea degli azionisti di Friulia, riunitasi oggi a Trieste, la presenza dell'assessore alle finanze Barbara Zilli, ha approvato il bilancio della finanziaria regionale al 31 dicembre 2020, che chiude con impieghi di oltre 40 milioni e 600 mila euro in 20 operazioni che hanno coinvolto diverse realtà del tessuto economico regionale, 300 le microaziende servite tra progetti di crescita, accompagnamento manageriale, finanziamento alternativo di impresa e rilancio aziendale. L'approvazione del bilancio di Friuli è la conferma del buon operato di questo consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding. Noi siamo soddisfatti per questi risultati e lo siamo ancora di più per la grande richiesta che è stata fatta e raccolta da Friulia di continuare ad essere un partner strategico operativo anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio. Il bilancio chiude con un utile netto di 4 milioni e 600 mila euro, mentre il valore complessivo degli interventi è arrivato a 190 milioni di euro, più 10% rispetto al 2019, in 94 aziende partecipate, l'80% sono piccole e medie imprese, rappresentative di 10.800 dipendenti e il cui fatturato aggregato è di circa 2,7 miliardi di euro. Confermata presidente e amministratore delegato Federica Seganti, così come il resto del CDA. Ha un bilancio che comprende un'attività degli ultimi due anni di questo consiglio d'amministrazione, che ha previsto tutta una serie di operazioni anche di finanza innovativa a favore delle piccole e piccolissime aziende, come il fondi per il liquidity facility che ha visto coinvolte più di 300 aziende con finanziamenti di importi intorno ai 20-24 mila euro. Abbiamo anche operato una nuova partecipazione che è diventata attiva quest'anno per micro, che prevede il microcredito per quelle realtà piccolissime di imprenditori, di artigiani, di liberi professionisti con finanziamenti anche a livello di 3, 4, 5 mila euro.